Mai un lamento sulle labbra di Padre Pio, ma preghiera, tanta preghiera, tanta preghiera. Fratelli e sorelle, facciamo in modo che questa storia venga abolita. Questo modo di fare non deve esistere più. E dobbiamo noi cominciare a avere grande rispetto di Dio. Quante insulti anche oggi alla Chiesa, quante risate anche da parte di tanti cristiani. Basta una notizia, vero o non vero, su un giornale che tutti quanti carica a morte, Barabba. Non si è così figli di Dio. Un papà e una mamma, anche se proprio un figliuolo commette qualche cosa, per lei, per il papà, resta sempre il proprio figliuolo. E lo difende, lo ama, gli dice di cambiare, di migliorare, non si mette a ridere, non lo insulta. Forse nel nostro cuore ci deve essere veramente più spazio per quel bambino, come certamente stava nel cuore di Santo Stefano, come stava certamente nel cuore di Padre Pio, il quale Padre Pio, quel bambino, aveva avuto tante volte la gioia di averlo tra le mani, di accarezzarlo, di baciarlo. Con la sua presenza diventava luce per i conventi, illuminava la notte, illuminava i corridoi, soltanto con la presenza di quel bambino tra le braccia di Padre Pio. Facciamo illuminare anche la nostra vita, la nostra famiglia. Sia lodato Gesù Cristo.